kids on the way. And I'll be damned if I'm gonna raise them in a world run by these Nazi assholes. With the power of thunder. Si tratta di tentare forse di essere più stealth che in altre circostanze. Sembra proprio un posto di merda. Già, sua madre l'ha indottrinato come un ebreo fin da quando era piccolo. Indottrinato come un ebreo. Ecco perché Terror Bill è diventato un mostro e ha ucciso suo padre. Come sai queste cose? Ho sbirciato il copione. Wow! Com'è? Fenomenale. Wow! Certo! Qualcuno si è accorto? Non vedo molte altre persone, ma... Non vedevo assolutamente nulla! Ma dove diavolo è? Ma che è un Couscous Clan? Questo è negativo! Molto negativo. Non ho idea di dove quello sia. Ce ne sono svariati però. Questi colpi non devono fare benissimo, ma... Davvero non so dove sto sparando, in tutta onestà. C'è molta nebbia. E non ho granate. Non particolarmente comodo. Cioè, fondamentalmente non vedo assolutamente nulla. Ok. In qualche modo andremo avanti, ma... Mi sto uccidendo da solo praticamente. Ok. Qui cosa abbiamo? Ok. Va abbastanza male. Abbiamo una qualche posizione dove ripararci un attimo. Stai giù. Non abbiamo molta energia. E... Gli altri ci danno... problemi dall'alto. Negativo. Ok. Quindi il top cosa sarebbe? Il top sarebbe riuscire ad arrivare senza farci vedere. Non mi sembra facilissimo, ma... Possiamo provarci. Ok, allora. Lì abbiamo un ponte. Che dubito che riusciremo a superare Nilly Willy. Ah, è vero, ci stavano quei droni. Già mi hanno visto sott'acqua? E dai. Ok, ok. Non mi sembra un'operazione fattibile. Non mi sembra davvero... No, scendi da questo trampolo. No, i trampoli non sono d'aiuto qua. Ok, cosa abbiamo qui? Armatura? C'è qualcuno che è vicino però.
Oh, stanno fuori. E niente, sono troppi. Ok, abbiamo capito qualcosa di nuovo. Vediamo se trovo un modo per aggirare il tutto. Quindi qui abbiamo questi due e poi abbiamo quelli del Ku Klux Klan. Quindi dove sono quelli del Ku Klux Klan? E non avevo tolto questo. Ok, ce ne sono due però di questi simpaticoni da qualche parte. Non si vede assolutamente nulla. Sappiamo che ce ne sono due. Probabilmente vedranno quello. Danno l'allarme per quello, probabilmente. Non muoverti a chi? Ok, allora. Ok. Dove stanno quelli più grossi? Aia. E problematici. Come hai fatto a stare ancora così bene? No, non andiamo bene. Non andiamo bene. Ok. Rimanere nascosti non è una valida soluzione. Aia. Ok. Ok, non va benissimo, eh. Sembra tutto sempre molto complicato. Dove sta questo? Ok. Rinforzi. Buoni tutti, che c'era qualcosa qui. Ok. Che diavolo? Questo è un problema. Datemi armatura. Passiamo dietro. Oh diavolo, sono incastrato. Ora con calma. Qui sotto non ci possiamo entrare neanche volendo, purtroppo. Allora. La situazione non è così drammatica. Se... E ribadisco il se... Ok, tenete gli occhi aperti, bravi. Io mi sto allontanando da uno dei... Preso. Qualcuno ha detto qui. Vorrei capire su che basi. Bastardo.
sicura. Dobbiamo essere calmi, che sappiamo che ci sono l'allarme e rinforzi a Iosa. Ma non deve essere questo a farci fallire, a farci agire in modo sbagliato. Diario di Zofia, 1 agosto del 1908. Oggi ho incontrato il più bel ragazzo che abbia mai visto. Era alla riunione della società polacco-americana qui a Dallas. Mia madre mi ha detto che si chiama Rip e che suo padre è venuto in America dalla Polonia nel 1889. Rip già l'abbiamo letto più volte. Dice che la sua famiglia è povera e che ha una cattiva reputazione. Mamma dice di stargli lontano. Ho cercato una scusa per parlargli. Mi ha raccontato una barzelletta su una scimmia che mi ha fatto ridere. Mi chiedo se anch'io riuscirei a farlo ridere. Conosco tante barzellette, ma forse penserebbe che sono rozza. Comunque domenica lo incontrerò di nuovo da zio Anatol. Non credo che riuscirò a dormire fino ad allora. I margini della pagina sono pieni di ghirigori. Innamoratissima. Forse potrebbe addirittura valere la pena ritornare in versione stealth, visto che non sanno dove sono. La direzione è di là. Ok. Ci possiamo lavorare, credo. I signori più potenti dovrebbero essere... Certo! Ok. Stavo appunto dicendo. I signori più potenti dovrebbero appunto... Abbiamo vista da qua di quel simpaticone? Ho visto del movimento? Va bene ragazzi, però state un po' sgravando. E con un po' intendo tanto. Ma che diavolo? Non smetti mai di impressionarmi. Lui era. Ecco perché era così più potente. Laskovic, fai le valigie e torna a casa. Grace, chiudo. Ok. Ok. Ecco perché c'è... Nella nostra premonizione, ovviamente. Ecco perché ci ha fatto così tanto male. Ora, ci accingeremo a tornare a casa. Non prima di esserci tornati, diciamo, a una situazione abbastanza top. Non è proprio una produzione a questo alto valore. Ah, oh, un po' di granate, non tantissime, ma un pochettino ci servivano. Sì, vorrei stare giusto un pizzico meglio prima di tornare a casa, perché ci appresteremo poi a continuare a massacrare questi simpaticoni. Anche se davvero pensavo sarebbe stato un pizzico più semplice. Ma ok, come faccio a tornare indietro adesso? Datemi una mano. Ok, abbiamo fatto anche benzina, fantastico. Noi siamo arrivati da... Ah, si poteva salire quassù? Sì. Vuoi dirmi che avrei potuto fare... Ma con questa nebbia non ce l'avrei mai fatta. Però forse avrei potuto fare il colpo della storia. Chissà. Ad ogni modo, davvero non so come... Ho detto rimani nella zona, sì, ma a un certo punto vorrei anche andarmene a casa. Noi siamo arrivati qui. E buona fortuna, BJ. E quindi direi di abbandonare la zona. Ecco da dove, dalla mappa. R. Sì.
credo non ci abbia dato altri codici Enigma però, solo la carta della morte. Spero che avremo occasione in futuro di completare il tutto. Oh, William, vorrei passare un po' di tempo con te. Sì, già me l'ha detto. Spero solo che non sia troppo tardi. Confido anch'io, tranquilla. Quindi abbiamo nel Mesquite, credo, nient'altro. No, sono nel set cinematografico, fatta. Abbiamo Roswell, abbiamo una zona che è ancora bloccata, appunto, e abbiamo la zona del sottosuolo. Pardon. mia colpa. Sembrava quasi di aver fallito un quiz. New Mexico, oh diavolo. Ok, Blaskovic. Il tuo bersaglio, l'Uberkommandant Jürgen Schlusser, si trova nel centro di controllo di Spesci, sotto il Papa Joe's All American Diner. Vai e fallo fuori. Fallo per me. Grace, chiudo. Che qui non sarà semplicissimo, credo, muoversi. Ma ci proveremo. Quantomeno ad avvicinarci il più possibile. Abbiamo visto che far saltare i droni è abbastanza sgamabile. Che diavolo è questo suono che si avvicina così tanto? È uno di quelli, appunto. Ok, un po' di overhealing non ci dispiace. Oh diavolo. Non abbiamo un luogo dove nasconderci in modo un pizzico più efficace. Qui c'è qualcuno di davvero grosso. Ok. Qui c'è un altro del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, non riuscirò mai a dirlo bene. Guarda che lui adesso se ne andasse un attimo di sopra. Non ho idea se ci vedranno o meno. Posso solo sperare di no. Che del tutto alla cieca. Oh diavolo, c'aveva quasi visto. Lì non possiamo scendere, ovviamente. Mai più. Oh diavolo. No. Ok. Non un inizio roseo. Pardon. Come mi dovrei muovere qua io? Sì, adesso tu non sei davvero una priorità. Non so da dove devo andare. Per andare dove devo andare. No, sì, davvero non penso che sia qualcosa. Oddio, quanto sarebbe comodo poter andare là, vero? Un attimo, mi rimanga giù. Certo, spariamogli, faremo tantissimo. Allora, la direzione in teoria è quella, ma neanche tanto poi. E noi siamo più morti che altro. Se, ce la faremo sicuramente. Ok, qui la grossa difficoltà è capire esattamente lui dove sia. Ah, così me la fa ripartire, eh? Ok. Ok, Blaskovic.
Il tuo bersaglio, l'Überkommandant Jürgen Schlusser, si trova nel centro di controllo di Speci, sotto il Papa Joe's All American Diner. Vai e fallo fuori. Fallo per me. Grace, chiudo. Vediamo se passare da qua a sinistra è un'opzione. Altrimenti potrebbe essere un problema. Perché dobbiamo capire esattamente... Ok, lettera di Logan. Sono felice che tu venga alla parata del giorno della vittoria, Jane, ma voglio essere onesto con te. Devo fare un turno doppio quel giorno. Lo zio Ricky è diventato ancora più inutile da quando hanno arrestato Thomas nel magazzino. Parla senza sosta ai clienti degli argomenti più disparati, di cose che sarebbe meglio nessuno prendesse sul serio. Credimi, Jane, la quantità di lavoro che il negozio richiede ogni giorno mi sta uccidendo, e con le nuove leggi che entreranno in vigore nel giorno di transizione dell'anno prossimo, dovremo lavorare come matti. Comunque sono contento che tu venga. Non mi pare, gli stai dicendo praticamente di non venire. La zia May servirà dell'ottimo cibo e bevande fresche per festeggiare, e ho sentito che la parata dell'esercito è qualcosa da vedere assolutamente. E in ogni caso è obbligatoria. Logan. Fate finta che io non esista, grazie. Allora, pare che noi non si abbia il giusto equipaggiamento per fare questa missione, perché pare che per passare servisse un altro tipo di equipaggiamento. Tipo. Nel caso potrebbe essere un problema. Cartone d'Emilia, ottime notizie, ma il mio nuovo impiego è stato approvato dal Ministero del Lavoro. Inizio domani, è una fabbrica di missili nucleari. Evviva! Mi sono trasferita nel centro di Denver perché non potevo più permettermi la vecchia casa. I nuovi proprietari sono gentili, tedeschi. Si chiamano Els e Axel e hanno due figli che sono troppo carini. Il mio nuovo capo è americano. Le signore del parrucchiere dicono che è molto ricco, è sempre stato dalla parte giusta. Mi ha detto che dobbiamo essere molto grati ai tedeschi per aver spazzato via il marciume della società. Ciò che ha detto mi ha fatto riflettere. Scusa se mi sono dilungata con questi discorsi, grazie per la tua lettera, ma mi mandi una foto del tuo tedesco che vuoi farmi incontrare? Oddio, non sembra male da quanto mi hai detto. Baci e abbracci, Emilia. E l'altra cosa che devo pensare è, forse si parla di sottoterra, visto che il livello era sotterraneo, e devo capire da quale tombino entrare nelle fogne? Avrebbe senso anche quello. Avrebbe senso anche quello. Oddio. Ok, dicevamo. Oh, forse da qua forse. No? Ok, però qua non possono... Oh, c'è un bozzetto! Evviva! E c'è una carta. Il problema è che da qua non scendiamo e non ci avviciniamo al nostro obiettivo. Ok, abbiamo un modo per avvicinarci al nostro obiettivo? E altre carte stella, sì, ma... Oh, diavolo! Con molta calma. No, questo non sarà di nessun aiuto. Sento anche degli altri passi. Oh sì. Torniamo indietro di qua. Possiamo entrare qua? No. Il retro già c'eravamo stati.
Ok, tocca capire in che negozio dobbiamo infrattarci per avere accesso a qualcosa di vagamente più fognario, credo. O almeno credo, ribadisco. Allora, qui non mi pare che ci sia nulla davvero. Aia. Questo continua a non aiutare. Forse dovrei davvero puntare a uccidere lui. Va bene. Ok. Con calma. Proviamo un altro approccio. Ok, abbiamo ucciso tutti, tranne un Ku Klux Klan di là. E ora abbiamo visto che c'è un'arma un pizzico più potente. Vediamo se questo ci aiuta. Abbiamo una mappa. La mappa dovrebbe essere qua, che ci dice che il nostro bersaglio è qua. Non so quanto questo ci aiuterà. Non so se ha senso aspettare. Conviene tenerla, penso, agganciata per avere colpi infiniti, ma vediamo. Aia, aia. Ok, ok, è morto. Ok, c'è qualcosa. Ora, questo non so se ci ha aperto una qualche strada. È la mia unica speranza, fondamentalmente. Ok, datemela qua. Ora, mappa. Ops, aia. Aia. Bombetta. Quanti diavolo siete? Ok, ok. Maledetti. Ok, qui non possiamo entrarci. Io era lì che sarei voluto andare. Qui non mi fa entrare. I rinforzi sono già arrivati, ma sono io che non posso andarci là. Forse da qua sopra. Ok, ok, ok. Ho finito i colpi, vero? No, ce li ho. Ok, c'è qualcosa. Ok, ok, ci stiamo muovendo. Ok, nota di Super Spash. Ehi, cuoco, è giunta l'era dei Krauti, bello. Ho ricevuto una lettera dell'ispettorato degli alimenti e in arrivo una nuova legge che impone ai ristoranti di servire almeno il 50% di autentico cibo tedesco. Ora mi piacerebbe dire fanculo alla cucina tedesca, ma la vita da cadavere non mi si addice. Conviene adeguarsi, rielaborerò il menù. Dobbiamo prepararci alla per la parata del giorno della vittoria. Ah, a proposito, vorrei stare con la tua famiglia durante la parata. Spendi pure il giorno libero. Prenditi pure il giorno libero. Ti devo molto per esserti preso cura della casa di mio padre e di tutti in questi anni che non c'ero. Spesh, oggi la lettura proprio non è cosa. Devi morire. Cazzo sì, Blaskovic. Cazzo sì. Non lasceremo che quello schifoso nazista rovisti nella merda di Spesh. Grace, chiudo. Già,
Ok, area segreta. Tra l'altro penso che ognuna di queste aree abbia molti collezionabili, ma non ci preoccupa a prenderli tutti. I marziani a Roswell? 29 giugno del 61, Roswell, la cittadina di Roswell è recentemente finita al centro dell'attenzione per le voci circolanti su forme di vita aliene provenienti da Venere. Nonostante l'entità di tali affermazioni, le autorità non sono preoccupate. Jim Ellington, un barista locale, ha dichiarato: "Sono lieto di vendere birra ai cittadini di Roswell e sono altrettanto lieto di vendere ai turisti. A dire il vero sarei felice di venderla anche agli alieni, ovvio finché si vende". Tutto è cominciato nel 47, quando lo schianto nel deserto di un oggetto volante non identificato, poco lontano dalla città. Subito hanno iniziato a circolare voci sulla natura del velivolo e su Roswell. L'esercito tedesco ha indagato sulla faccenda e ha scoperto che non si trattava altro che di un pallone sonda, ma molti si sono rifiutati di crederci e le voci hanno continuato a diffondersi in tutti i territori americani. L'importante è che la gente sia leale al Reich. Se decidete di credere negli omini verdi non è un problema, ha dichiarato stamattina in un'intervista telefonica il Bugmeister di Roswell con una risata. Ok, altra roba ancora? Lettera di Subespecie, già l'abbiamo letta? No. Grace, se stai leggendo questa lettera significa che probabilmente ho tirato le cuoia. Sapevo che non sarei durato molto su questa terra. C'è sempre qualcuno che mi vuole morto, è così che funziona, che siano nazisti, umani o altro. Ma voglio che tu sappia una cosa, Grace. Ti ho amata fin dal primo giorno che ti ho vista nella prigione dell'FBI. So che non credi nella classica famiglia mamma, papà, figli e ti capisco. Non voglio discutere di questo, visto che sono morto. Probabilmente avevi ragione. Voglio solo dire che nostra figlia è nata dall'amore e d'ora in poi dovrai amarla per tutti e due. Non ti chiedo altro che di amare Abby ogni giorno della tua vita, con ogni fibra del tuo essere, finché potrai. Fallo per me, tu per sempre. Ehi, Blaskovic, grazie per aver trovato la lettera di Subespecie. Mi manca quel dannato bastardo. Ma ci credo, ha scritto una Grace, cosa chiudo. Stupenda, ha scritto. Maledizione Subespecie che mi fa commuovere. E quello si può fare... sto per dire, si può far esplodere. E la risposta era sì. Ora vorrei giusto eliminare il restante numero di crucchi che avevamo in giro, sempre che sia possibile. Quindi era comunque possibile entrare dall'alto, cosa comunque buona a sapersi. Ma sarebbe stato un pizzico più comodo entrare da altre parti. Ora, da dove diavolo siamo entrati? Da qua. Qui. Un altro oro. No, è troppo alto per risalire purtroppo. Ok, allora basta così, credo. E consideriamo anche questo punto come concluso. Sì. Sarebbe bello trovarne anche qualcuno di vagamente più semplice da uccidere, ma ha senso che siano abbastanza impauriti, perché noi siamo sempre lì. E possiamo saltare perché... Sì, l'abbiamo capito, donna. Stai tranquilla. Manhattan. Per oggi vorrei almeno ammazzarne un altro. Il punto è che non ho idea di quale sia il nostro bersaglio finale. Quindi semplicemente ne prenderemo uno a caso e andremo e via così. Poi per oggi forse sarò un po' stanco. Avremo ucciso abbastanza crucchi nel caso. Sottomarino. Un approccio diverso. Quanto è Star Wars Episodio 1 questa scena? Peccato per i rumori. Eccoli là. Non abbiamo già... Blaskovic, l'Überkommandant nazista Walter Hauser si trova da qualche parte in questa zona. Sappiamo che ha il compito di schierare droni da ricerca nell'area del porto. Sai cosa devi fare, Blasco. Grace, chiudo. Ah, cosa devo fare? Massacrarlo? Ma strano che noi non si abbia un... un punto di ricerca già qui? Mi fa molto strano. Mm.
misterioso, ma... Ah, questo ci contava come uccisione furtiva, eravamo rimasti un po' indietro da quel punto di vista, diciamo. Oh, questo vuol dire che possiamo anche essere un po' più violenti. Forse questa era una... Forse abbiamo fatto per primi, diciamo, alcune uccisioni considerate un pizzico più difficili. Sì, qui possiamo proprio tranquillamente gestirci. Quest'arma è potentissima, io l'adoro con tutto me stesso. Poi dite che non è bello avere armi da cecchino. A sinistra nessun altro? No, sempre uno centrale però era. Ah, eccoli là. Preso. Aia. Quanti diavolo siete? In questo momento sono in una bruttissima posizione, molto poco difendibile. E ciao. Per ora buono così, non ci sono allarmi, quindi voi non siete un numero infinito. Non mi interessa utilizzare quell'arma, onestamente, quando ho questo bellissimo fucile, che a quanto pare comunque è ottimo anche contro... Ops, ho mai fatto una serie di lisci così imbarazzanti. È ottimo anche contro armature. Questa casa la conosciamo abbastanza bene. E noi dovremmo mirare più spesso perché facciamo dei bonus di danno abbastanza importanti quando stiamo con uno zoom. Quindi davvero a seconda dei punti codex da spendere per trovarne uno era più complicato poi tutta la missione? Quindi questa sarà molto più semplice? È quello che volete farmi credere? Dico farmi credere perché in realtà ho ancora molti dubbi. Partire dal basso qui potrebbe essere pericoloso perché abbiamo dato un vantaggio dell'altezza a tutti i nostri nemici. Ecco, con nemici intendo quei maledetti nazi. Ok, altra armatura che non abbiamo affatto al massimo per ora. Dove stanno di bello? Non abbiamo trovato niente come mappa, vero? No. Quindi sappiamo solo che è nell'area. Ce lo fanno cercare. Probabilmente dovremmo sfruttare il salto che si poteva fare di qua. Possiamo prendere una qualche scorciatoia noi? Direi di sì. Oppure no. Qui il tutto pare molto fine a se stesso. Aia. Questo non era previsto. Forse qui c'hanno delle vere e proprie scale. Questo pare molto oro. No, non ci possiamo fare nulla, ok. Opinione di un lettore, riportate a casa i nostri soldati. Dobbiamo interrompere tutte le operazioni oltremare e scendere a patti con i nazisti. L'opinione negativa degli americani sulla guerra mondiale è un dato di fatto. I nostri leader farebbero meglio ad ascoltare e a riportare a casa i nostri ragazzi. Smettiamola di credere di poter vincere questa guerra e pensiamo piuttosto alle vite americane che perderemmo, continuando a combattere e a quelle già perdute. Lo sforzo bellico non vale questo prezzo. Facciamola finita finché possiamo. Riportiamo a casa i nostri soldati. Stanley Hopkins, 17 ottobre del 48, New York. Diario di un perdente che ha deciso di cedere il passo ai nazisti.
Non prendete esempio da lui, ragazzi. Qualcuno ci ha riconosciuto. Ehi tu, ferma soldato. Ho sentito la voce e ho capito che dobbiamo proseguire di là. Fatemi capire un attimo. Qui abbiamo un bellissimo tubo. E lì c'è un cadavere che non mi ricordo di aver... Ah, era quello che ci sparava dall'alto all'inizio. Quindi non era questo il giusto luogo. No, direi di no. Ok. Quindi qua possiamo tranquillamente salire. E andiamo in zone nuove, evidentemente. Ma siamo già carichi al massimo di quasi tutto. Ha senso rimanere... ecco fatto. Allora, ci stava la parte difficile. Ovviamente. Munizioni stiamo bene. Ok. Oro. Grazie. Mi sembra difficile riuscire a essere stealth e buttare giù quegli affari. Ok. Ci proviamo? Niente. Come al solito è andata malissimo. Ok. Qui ci stiamo allontanando da chiunque fosse. Ah, ecco, te. Non mi date il codice Enigma? No, mai nella vita. Mai nella vita. Stai giù. Ok. Ok, no. Cos'era apparso? Qui il fuoco non è positivo affatto. Ok. No, va malissimo così. Dammi un po' di armatura, un po' di vita, un po' di armatura. Aia, no. Ok. Non so perché do per scontato che sia sotto. In genere le cose cattive stanno sotto, ma... Vediamo. E qua ci stiamo allontanando e stiamo risalendo, ok, no. Cosa c'era qua? Munizioni, no. Ci potrebbe servire vita, quella sicuramente. Non ci sia un livello che riusciamo a fare in stealth, eh? Aia. Cosa? Dove? Dove? Con calma. Altra armatura, ok. Abbiamo sentito l'effetto mortaio o granata del comandante. Il problema... Oltre al fatto che sono chiaramente incastrato. Dove sta?
da là. Oddio! Era proprio là. Già. Almeno ci siamo trovati. Il problema è che quando ti arriva frontalmente e ti lancia una granata in faccia, tende a farti molto male. Questo ormai è abbastanza palese. Sembrano anche più coriacei loro. Ottimo. Sì. Blaskovic, un altro chiodo per la bara dei nazisti. Un altro chiodo per la bara dei nazisti. Ha un suono proprio che... ti riempie la bocca.